Ciao a tutti amici di Tecnologia su Misura. Dedichiamo questa quarta puntata della serie Come scegliere l'hardware all'alimentatore. Più nello specifico tratteremo i parametri da considerare per scegliere un alimentatore di buona qualità. L'acquisto di un alimentatore è un fattore da non sottovalutare mai. Infatti, cercando di risparmiare a tutti i costi e ignorando certi standard, che vedremo a breve nel corso del filmato, si rischia di acquistare un prodotto che potenzialmente può danneggiare il nostro sistema in maniera irreversibile. Partiamo esplicitando la funzione dell'alimentatore. Infatti, lo scopo dell'alimentatore consiste nel trasformare la corrente alternata della presa elettrica in corrente continua, necessaria per fornire l'energia all'hardware del nostro PC. Cominciamo a imparare a leggere l'etichetta dell'alimentatore. Dall'immagine in sovraimpressione potrete confrontare ciò che vi spieghiamo. AC input indica i parametri della corrente alternata in ingresso con cui l'alimentatore è compatibile. In questo caso il modello in questione supporta correnti in ingresso con tensioni comprese tra 100 e 240 V, frequenze comprese tra 50 e 60 Hz, assorbendo da 6,5 a 13 A. DC input indica le tensioni in uscita che l'alimentatore fornisce all'hardware tramite le relative linee di alimentazione. Ora andiamo a visualizzare ogni linea nello specifico. La linea da 3,3 V è usata per alimentare le memorie. La linea da 5 volt è utilizzata per alimentare le periferiche di memorizzazione di massa. La linea da 12 volt è una tensione utilizzata per alimentare il processore, schede video, motorini elettrici degli hard disk e lettori ottici. Segnaliamo che un alimentatore può disporre di più linee a 12 volt, in questo caso verranno indicate come 12V1, 12V2, eccetera, eccetera, eccetera. La linea meno 12 volt è una tensione scarsamente utilizzata ed è richiesta dai controller periferici più datati. La linea 5V SB è utilizzata per i remote wake up e viene generata anche a computer spento. La linea meno 5V non è più utilizzata ed è richiesta dagli obsoleti dispositivi MOS quali controller ISA. In max load viene indicato il massimo di intensità di corrente in ampere che ogni singola linea è in grado di erogare al sistema. Tramite questa voce è possibile calcolare appunto la potenza che ogni singola linea è in grado di erogare. La potenza espressa in watt si calcola moltiplicando il potenziale elettrico espresso in volt della linea per l'intensità di corrente in ampere della linea stessa. È importante non sottovalutare mai gli amperaggi delle singole linee. Amperaggi troppo alti per le linee da 3,3 e 5 volt sono pressoché inutili, mentre è bene fare attenzione che la linea da 12 volt abbia l'amperaggio più alto possibile, dato che è questa che si occupa di fornire energia ai componenti più esosi in termini di potenza. Terminata la spiegazione dell'etichetta dell'alimentatore, dedichiamoci a un altro fattore chiave per la scelta dell'alimentatore stesso, ovvero l'efficienza. Per cominciare, spieghiamo che cosa si intende per efficienza. È un numero dimensionale, esprimibile in percentuale ma anche in numero decimale, e ricavato dal rapporto tra potenza in uscita e potenza in entrata. Nel caso degli alimentatori per PC, l'efficienza viene calcolata facendo il rapporto tra la potenza erogata al sistema e la potenza assorbita dalla presa di corrente. Cerchiamo di spiegarci meglio tramite un esempio pratico. Immaginiamo di possedere un alimentatore con efficienza dell'80% e che questo abbia bisogno di 400 watt per alimentare il nostro hardware. Quanta potenza preleverà l'alimentatore dalla presa elettrica? Per calcolare questo valore bisogna eseguire un semplice calcolo, cioè 400 watt, che è la potenza richiesta dall'hardware, fratto il parametro di efficienza espresso in numero decimale, quindi 0,8 in questo caso. Il risultato corrisponderà a 500 watt, e cioè 100 watt in più rispetto a quelli necessari. E quindi viene spontaneo chiedersi che fine fanno questi 100 watt in più? E la risposta è semplice, verranno sprecati in calore per via dell'effetto Joule. Se eseguiamo lo stesso calcolo ma modificando unicamente il parametro di efficienza e lo portiamo a 0,9, noteremo che invece solamente 44,4 watt andranno sprecati. E questo si tradurrà in un risparmio considerevole in bolletta. Andiamo ora a vedere quali sono i principali standard da tenere in considerazione per avere un alimentatore efficiente dal punto di vista energetico. Il PFC attivo serve a diminuire la potenza reattiva, cioè la potenza non utile, e quindi la corrente assorbita dall'alimentatore, diminuendo il calore prodotto per un minore effetto Joule. Sono raccomandati gli alimentatori con PFC attivo, che incrementano il fattore di potenza ad un valore vicino all'unità e riducono, idealmente a zero, la potenza reattiva. La sigla 80 Plus invece certifica l'alimentatore
entro una determinata soglia di efficienza. Come si vede dall'immagine sottostante, esistono diversi tipi di certificazioni 80 Plus. Vediamole più in dettaglio. Esiste la certificazione 80 Plus, 80 Plus Bronze, 80 Plus Silver, 80 Plus Gold, 80 Plus Titanium e 80 Plus Platinum, che in realtà è prima della Titanium. Naturalmente, più l'alimentatore si fa efficiente, più sarà elevato il suo costo per via dei circuiti interni più sofisticati, ma si verrà ricompensati di tale spesa quando pagheremo una bolletta decisamente meno salata e noteremo che il nostro sistema soffrirà in misura minore di problemi di surriscaldamento. Un alimentatore efficiente è di conseguenza silenzioso, proprio perché la ventola dovrà dissipare meno calore. Alcuni alimentatori, come Sisonic Platinum Series 520 W, possono permettersi di funzionare in modalità totalmente fanless, ovvero senza l'ausilio di ventola, e di dissipare il calore prodotto in modalità totalmente passiva, per via della sua sofisticatezza elettronica. Diamo ora uno sguardo alla circuiteria di sicurezza e quali sigle sono da tenere in considerazione per essere sicuri di essere dotati di un alimentatore che ha tutte le protezioni che permettono di non recare danni all'hardware. OVP indica la protezione da sovratensione, UVP protezione da bassa tensione, NLO operazione no load, BOP protezione dei danni causati dalle cadute di tensione, SIP protezione sul transitorio di accensione, SCP protezione contro i cortocircuiti, OCP protezione da sovraccorrente, OLP o OPP protezione da sovraccarico, OTP protezione da surriscaldamento. Parliamo ora del cable management relativo ai cavi degli alimentatori. Gli alimentatori più sofisticati sono modulari, come quello che potete vedere dall'immagine in sovraimpressione. A differenza degli alimentatori convenzionali che hanno i cavi fissi e removibili, quelli modulari consentono di inserire tramite le apposite prese posizionate sull'apparecchio solo i cavi di cui abbiamo effettivamente bisogno, tralasciando quelli inutili nella confezione. Un alimentatore modulare permette di ottenere un maggior ordine all'interno del case. Questo vantaggio si riflette non solo in un pregevole effetto estetico, ma anche in un'efficienza termica migliore. Infatti, i cavi rimasti inutilizzati sarebbero solo di ostacolo per i corretti flussi aerodinamici. Vediamo adesso i principali tipi di spine che gli alimentatori ATX mettono a disposizione e il loro relativo impiego. Il cavo 20 più 4 pin ATX serve per fornire potenza alla scheda madre. Il cavo 4 più 4 pin ESP serve per fornire potenza alla CPU. Il cavo 6 più 2 pin PCIe serve per fornire potenza alle schede PCIe, ovvero le schede video. Il cavo 4 pin peripheral, detto anche Molex, è una presa molto versatile e può essere collegata direttamente alle ventole oppure tramite adattatori appositi può sopperire alla mancanza di spine SATA o PCIe. Il cavo 5 pin SATA alimenta gli alimentatori e le unità di lettura ottiche. Il cavo floppy serve per alimentare il lettore floppy disk, ma ormai è praticamente in disuso. Fino a questo punto abbiamo spiegato tutte le caratteristiche principali che complessivamente ci aiutano a capire se un alimentatore è di buona o di scarsa qualità. Ora non rimane che capire per quale taglio di potenza optare. Specifichiamo che un alimentatore andrebbe scelto come ultimo componente, al fine di aver chiaro il consumo elettrico di tutto il resto dell'hardware. Esistono diversi servizi che permettono di calcolare la potenza adeguata per alimentare una configurazione hardware. Uno tra questi è Extreme Power Supply Calculator Lite. Riempiendo ogni campo ci verrà restituita una stima di potenza per alimentare correttamente il nostro sistema. Noi consigliamo sempre di prendere per eccesso questa stima in modo da avere un alimentatore che potrà sopperire anche a eventuali future espansioni. Tra i produttori di alimentatori che riteniamo più seri, citiamo Sisonic, Corsair, Be Quiet ed Enermax. Alcuni modelli caratterizzati dal buon rapporto qualità-prezzo sono, in ordine per potenza crescente, il Sisonic P420 W, il Corsair CX 430 W, il Cooler Master Silent Pro M2 620 W, il Corsair AX 860 W e il Corsair HX 1050 W. Abbiamo concluso con questo anche questa parte dedicata agli alimentatori. Speriamo sia stata di vostro gradimento e che vi possa essere utile. E un saluto da Valerio a tutti gli amici di tecnologiasumisura.net.